grandi strade vuote, solo banche e supermercati. Qui più passa il tempo e più il tempo non passa mai. Se tu vuoi scappare con il Cotral non vai lontano, tanto il treno te lo puoi scordare e allora fuggi piano piano. Ma quando torni sali sul pullman e inizi a pensare che hai davanti un altro viaggio in una città da cambiare. Pendolare dietro alla stazione, c'è un capolinea nuovo in costruzione, niente più fermate, io peluviale, non dovrai aspettare al freddo nel piazzale, ora cambia tutto caro pendolare. Certo anche i mezzi debbono cambiare, quelli a due piani l'hanno già comprati, ma ecco non sono arrivati. Se ne parlava da qualche anno e ora sta per nascere il cosiddetto supercarcere impenetrabile, che dovrà essere più grande e la pevazia sorgerà. Per ora tocca accontentarsi di quei 40 posti scarsi che hanno a Santa Scolastica. Viabilità, in qualunque momento il primo argomento è la viabilità. Qui ciascuno ne parla e vuole cambiarla la viabilità. Quante le discussioni sulle questioni di viabilità, viabilità, viabilità. Senti, nell'aria c'è già un grande progetto di mobilità che rivoluzionerà la viabilità. Una rotonda sul viale. Era scritto. Con quello dietro che suona. A volte fa biastimare. Ma inquinamento non c'è. Poi col ponte sul velino c'è da di che ormai il centro è più vicino, oggi più che mai. Se tu arrivi con la Sama o senza lu parcheggio rimani, rimani, non sei nei guai, lasci l'auto al borgo e vai. Ma proprio nel centro di questa città la gente la macchina vuole portà, lascialla un po' fuori mano, fastidio gli dà. La ZTL funziona però, ognuno si arrangia un po' come può e i varchi elettronici vogliono mette scemo. Cosa faranno allora i trasgressori? Parenti, amici e amiche di assessori. Quando le telecamere saranno tante tante, vedrai che gran casino per ogni auto e motorino. Le multe per reprimere saranno alte alte, soci lo cittadino se deve abituare. E vanno via tutte le imprese, si trasferiscono da qua con gli operai che a fine mese non sanno proprio come fa. E vanno via tanti reatini perché lavoro non ce n'è, tante le industrie nei casini e adesso rischi anche la EMS, che se c'hai culo trovi un posto e quanto dura non si sa. Se vuoi studiare poi non basta sta straccio di università. E per la via qualcuno impreca e non si spiega mai il perché,
questa crisi che è immensa e dolori dispensa, ognuno poi pensa per sé. Ecco però, pare desta Shanghai, di negozi cinesi in città ne trovi quanti ne vuoi. È già da un po' che molti bottegai le serrande hanno tirato io e sono arrivati bonsai. Impareremo ad acquistare perché ci piace de risparmiare cosmetica, elettronica. Ma se ti fermi pensando solo a tirare a campare, mettici un poco di coraggio e la città può cambiare. Forse ti sembrerà un miraggio, ma grazie a te può cambiare. Grazie mille, benvenuti.